Allora, ciao a tutti i miei discepoli, ben ritrovati. Oggi finalmente si parte con la nuova rubrica Ti insulto il bonsai, ok? Vi spiego brevemente di cosa si tratta e soprattutto come partecipare, ma prima, visto che siete in tanti che me l'avete chiesto, ok? Dai, dai Magagna, saluta. Fanno sbadiglio, insulta qualcuno. Ecco. Avete visto? Non vi degna neanche di un saluto, anzi, sbadiglia pure. Quindi partiamo subito, anzi vi spiego come funziona il tutto, semplicemente mi mandate su WhatsApp oppure sulla mia mail claudiobonsai@gmail.com un video breve dove mi fate vedere i vostri bonsai oppure un bonsai singolo, quello che volete. Mi raccomando, fate anche un piccolo commento, cioè quando fate il video parlate anche un pochettino, che okay? Mi spiegate un po' due o tre cose. Questo è un acero palmato, l'ho comprato questo giorno, l'ho pagato così, lo coltivo da 3 anni, è in questa ciotola, secondo me non sta andando bene, secondo me è bello, è brutto, ok? Così, dopo io guardo il video insieme a voi, no, voi non mi insulterò il vostro bonsai se è necessario, ovviamente. Farò un commento, una reaction, diciamo, un'analisi e soprattutto cercherò anche di darvi una soluzione al vostro problema, ok? Quindi partiamo subito. Ovviamente il video è anonimo, quindi se mando a fanculo qualcuno non mettetevi a piangere, via un po' di roba. E semplicemente lo spiego perché sennò poi la gente, ah, però mi hai detto vaffanculo, vaffanculo, ok? Te lo dico prima, un po' a tutti lo dico così. Nessuno si sente escluso praticamente. Partiamo subito, metto un auricolare per sentire bene il video e si parte, ok? Via. Ciao Claudio, Ciao. per la nuova rubrica Insulta il mio bonsai ti Fantastico. presento il mio ciclamino. Bellino, non mi È la dispiace. mia prima pianta, l'ho Bene. acquistata a febbraio, la vedi in questo vaso, non ti incazzare perché sto aspettando il prossimo inverno Ci proverò. per metterla in ciotola di coltivazione. Eh sì, qui ci vuole. Non l'ho acquistata da te perché Male, molto male. sto facendo budget, essendo tu Bravo. bottega molto cara, e quindi. Allora, fare budget è indispensabile perché se no non si compra, ragazzi, con 5 euro non si compra niente, ok? Quindi ha detto una cosa giustissima, non ho comprato da te perché la tua roba costa. È vero, costa però, è roba buona. Però sto facendo budget per arrivare lì, ok? Quindi sto aspettando un po' per poter comprare una pianta da te. Grande. Come vedi, eccola qui. Dimmi tu cosa devo fare, se c'è da fare qualcosa. Certo. Insomma, insultami. Sono a tua completa disposizione, ma È soprattutto così. dimmi se c'è qualcosa da fare. Certo, sì, quello assolutamente, c'è sempre qualcosa Ecco qui, da fare. logicamente, è stata concimata con i tuoi concimi. E Non è male, sta pianta. niente, è partita secondo me bene. C'è un Ho colore un un po' problema un po' sbiadito. di ramificazione, forse qui in basso. Questo potrebbe diventare il primo ramo, ma dimmi se dico una strozzata. Sì, lì ci vuole. E niente, eccola qui. Per ultima cosa, insultami, feriscimi e colpiscimi. Sei un Un grande. abbraccio, Cazzo, sì. Claudio Cavo. Un abbraccio anche a te. Grazie mille. Allora, questo è veramente lo spirito giusto per iniziare questo format. Cioè, qui avete visto veramente una persona che non è un metrosessuale, una persona che ha capito il gioco e quindi lo scherzo e quindi il modo di fare questi video. Comunque, il consiglio che posso darti, amico mio, anzi mio discepolo, primo, come hai già detto, sei sulla buona strada, quindi stai facendo budget e quindi è la prima cosa da fare quando si inizia a fare bonsai, ok? Seconda cosa, come primo acquisto, questo è ottimo, cioè questa pianta è ottima, hai fatto veramente un ottimo acquisto perché hai preso una pianta semplice da impostare, semplice da portare avanti e
e soprattutto una pianta che col tempo potrà veramente aumentare di livello, aumentare anche il suo prezzo, quindi più avanti potrai anche rivenderla, ok? Cosa c'è da fare su questa pianta? Prima cosa in assoluto, falso rinvaso, quindi metterla in una ciotola che sia almeno il doppio, se non il triplo più grande di quella lì. Perché? Perché questa è una pianta che è in una fase di costruzione, cioè basta mettere piante nei vasetti da coltivazione. Perché te l'hanno venduta con quel vasetto lì bonsai? Perché semplicemente per alzare il prezzo di quello che hai comprato. Per carità, nei vivai succede così, ok? Quindi non c'è bisogno neanche, no, non ho scoperto il vaso di Pandora. A vedere le foglie, questa è una pianta che o si deve stabilizzare bene nel vaso ancora, o sta prendendo poca luce, oppure ha bisogno di un substrato migliore perché non assorbe bene i nutrienti, ok? Perché le foglie sono sbiadite, sono, diciamo, sono secche, non secche, sono sbiadite, sono un brutto colore. Potrebbe anche essere semplicemente che deve maturare ancora bene il fogliame, forse anche per quello un pochettino non è bello carico il colore, ok? Però è importante portare questa pianta a regime. Per quanto riguarda il primo vaso, il primo ramo, scusa, quello che hai segnato è ottimo, quello deve diventare il primo ramo della pianta, quindi quello devi lasciare allungare più che puoi. Poi l'altro ramo invece parallelo dall'altra parte lo fai allungare però un po' di meno di quello per dare dinamicità, ok, a questa vegetazione, quindi un po' di qua e stringiamo un po' di qua, ok? Poi dopo sopra, magari andiamo sopra un po' più lungo con l'altro ramo di profondità, ok, ragazzo? L'ultima cosa, qui hai bisogno di fare diametro al 100%, quindi tutti i rami che tu vedi sulla pianta devono irrobustirsi, devono diventare grossi, quindi io ti consiglio di non fare potature, almeno per quanto riguarda la prima sparata di vegetazione, quindi falla maturare bene, poi valuta bene cosa fare. Se vuoi fare ingrossare la pianta, secondo me è la cosa migliore in assoluto, quindi lascia allungare la pianta più che si può quest'anno, magari così la fai ingrossare bene sotto. Quindi quando vi dicono nei vari corsi bonsai, devi tagliare così se tagli si ingrossa sotto, tutte cazzate, si fa allungare più che si può perché come vedete in natura le piante più alte sono sempre quelle più larghe, ok? Quindi più su va la pianta e più spacca sotto, molto semplice. Ti consiglio quindi falso rinvaso, substrato specifico per le latifoglie, prendi Supremacy se vuoi il top, usa lo sfaglio in superficie sempre con cima bomba come stai facendo adesso e vai alla grande. Ok? Poi per quanto riguarda l'impostazione primaria, questo autunno, questo inverno, quando la pianta sarà spoglia, ti consiglio magari di mandarmi le foto in privato oppure addirittura di venire qua a fare un salto da me così ci mettiamo mano un po' alla volta. Ok? Vediamo cosa tirare fuori. Ok? Un altro consiglio prima di chiudere. Prendi altri aceri come questi e crea una composizione. Cerca di fare un boschetto, qualcosa del genere. Poi per carità, se vuoi tenerla come pianta singola va benissimo, avrai dei risultati, eh? Però se prendi altre 4, 5, 6, 7 piante come queste, puoi fare già una composizione un po' più solida, un po' più grossa, ok? Quindi quando avete piantine che sono un po' insignificanti, piccoline, la cosa buona da fare, secondo me, è ammucchiarle e fare un boschetto. Ad esempio, il mio boschetto di cipressi, presi da piante singole, fanno schifo. Invece, messi insieme, è un boschetto esagerato. Poi, per carità, quello è fatto da seme, c'è già anche la corteccia, quindi tanta roba, ok? Detto questo, come hai visto, non ho neanche insultato il tuo bonsai perché devo dire che come prima pianta hai fatto un ottimo acquisto. Quindi ti faccio anche i miei complimenti. Ci vediamo nel prossimo video. Aspetto nuovi video, ovviamente, per chi fosse interessato a fare questa cosa, me le mandi, come ho già detto, su WhatsApp. Prima di chiudere, su WhatsApp oppure sulla mia mail. Prima di chiudere, dai, facciamo un altro. Rompiamo il cazzo ancora sto gatto. Magagna. Degnati. Vai, degnati. Che numero uno. Ci vediamo nel prossimo video e per chi volesse partecipare, mi raccomando, fate un video di 4-5 minuti, 3 minuti, quello che volete, però mi raccomando, fate anche un commento sotto per rendere tutto divertente. Questo devo dire perfetto, non posso assolutamente lamentarmi, un video perfetto. Ciao a tutti i miei discepoli.